Eccoci con Francesco De Troia, Gewis, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, come sta andando la fiera elettrica 2018 per voi di Gewis? Per noi, per la fiera 2018 sta andando bene. Ieri è stato il primo giorno, abbiamo avuto una bella adesione di persone. Poi stiamo presentando i nuovi prodotti. Oggi avremo la presentazione per il sistema IoT, quindi una nuova gamma che Gewis sta lanciando sul mercato, e alle 9:30 avremo questo evento dove spiegheremo le nuove soluzioni che Gewis propone. Bene. Qual è la risposta dei visitatori nei vostri confronti? La risposta dei nostri visitatori nei nostri confronti verso il nostro stand è stata positiva, soprattutto sul comparto luce e la parte mobility, quindi la parte energia e ricarica elettrica. Anche perché del momento. Anche perché sarà il futuro per tutti quello che può essere il circuito elettrico. Un giudizio sulla fiera? Molto positivo, non può deludere come gli altri anni, è sempre un'attesa ed è un riconoscimento che gli installatori hanno nei confronti del gruppo Comoli e Ferrari. Benissimo, grazie Giuseppe, buon lavoro. Grazie a lei, buona giornata. Eccoci con Giuseppe Biffi, Siemens, buongiorno. Buongiorno. Allora, come butta questa fiera fino a questo punto? Sembra bene, abbiamo una discreta affluenza direi per quest'ora e aspettiamo molti altri clienti per il resto della giornata. Vedo che insomma siamo tutti pronti, ci sono un sacco di convegni, un sacco di presentazioni tecniche. Quindi l'aspettativa è ottima. Ma parliamo di Siemens, siamo qui per questo. Siamo qua per allora, questo. Che avete da dire? Cosa proponete? Allora, noi oggi presentiamo un argomento che ci sta molto a cuore, è la digitalizzazione. È un concetto molto ampio, si traduce anche in molti concetti dell'industria 4.0 e Siemens in questo è leader. Diciamo che noi abbiamo recepito dei trend di mercato abbastanza importanti. I consumatori cambiano le loro abitudini, chiedono prodotti più personalizzati, quindi maggiore flessibilità nelle aziende che producono, e noi siamo qua per supportare queste aziende che producono con la tecnologia che serve. Bene, le risposte degli installatori, dei clienti che passano qui, come sono? Ma le risposte, c'è molto interesse su questo argomento, da molto tempo, e non solo perché c'è un piano nazionale a supporto di questo tipo di iniziative. C'è molto interesse, secondo me c'è ancora tanto lavoro da fare perché su certi argomenti ancora serve fare della cultura, però siamo qua per questo. Benissimo, grazie Giuseppe. Grazie a voi. Davide Greggio, ABB, buongiorno. Buongiorno. Allora, che ci avete voi da raccontare alla fiera di Comoli Ferrari? Noi alla fiera di Comoli e Ferrari abbiamo deciso di esporre in particolare le tecnologie che riguardano l'Industry 4.0, come il quadro che è qui a fianco a me, e poi in particolare abbiamo portato i prodotti legati alla mobilità elettrica, in quanto ABB da quest'anno è title sponsor dell'ABB Formula E, il campionato mondiale delle auto da corsa con propulsione elettrica, e quindi abbiamo deciso di proporre e di far vedere ai vostri clienti questa tipologia di prodotti. Bene, come sta andando? Ma sta andando molto bene, noi siamo molto contenti, vediamo i clienti molto interessati, non vediamo l'ora poi che nella giornata di domani noi si possa vedere dal nostro mega schermo anche in diretta la gara dell'ABB Formula E. Quindi, che è a Roma, se non sbaglio. Che è a Roma, esattamente, si svolgerà a Roma e noi la proietteremo in diretta dal nostro schermo qui al nostro stand. Quindi immancabile la presenza qui anche domani? Assolutamente sì, con tutte le nostre novità. Un giudizio sulla fiera? Bell'evento, un'ottima organizzazione, siamo molto soddisfatti anche dell'affluenza, vediamo clienti interessati a tutte le novità e questo sicuramente è un elemento positivo per tutta Comoli e anche per ABB. Molto bene, grazie Giuseppe. Grazie a voi.